Come fa a non vedermi da qui? Boh, non lo so. Mi sa che è un po' orba. Ah no, mi ha visto finalmente. Pensavo fosse rimbecillita o qualcosa di simile. Dimenticavo. Ciao a tutti e ben ritrovati su Dark Souls 3. Ci eravamo fermati dopo aver fatto una lore sui bambini del cavolo. Quelli erano impazziti davanti al Gran Sacerdote e elenco dei cavalieri. Sì, e parecchie lore. Dunque, vediamo. Elenco dei cavalieri. Oggetto per il gioco online. Un elenco dei cavalieri della Luna Oscura che servivano l'antica famiglia reale. Usalo per scoprire i nomi dei cavalieri della Luna Oscura, membri di un ordine scelto avvolto nel mistero. Ok, sembra tutto buono. A parte questo cimitero, molto, 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 molto. Anima morente. Wow! Da dove? Ok, forse è meglio. No, come non detto, voglio farlo con lo spadone, lo farò con lo spadone. Come ho fatto a prenderlo? Ho tagliato la terra a metà. Fa niente. Non l'avevo visto, quindi molto probabilmente diventano invisibili. Invisibili perché? Questo è il problema. Non riesco a formulare una teoria. Oh! Ah, sei uno di quelli incavolosi! Ancora vivo! Oh! E tu chi sei? Creighton? Ancora tu? Beccati questo! Store di equilibrio. Oh. Au. Sus. Minchia. Quanta vita. Quanta vita. Ho un'idea. Fail. Epic fail. Il peggiore epic fail di sempre. Mannaggia a te. Tutti quelli che ti conoscono. Ho perso tutte le braccia anche. La cosa peggiore che potesse capitarmi è che loro mi possono invadere solo quando sono in braccia. E io adesso le ho finite le braccia. Contento, Creighton? Contento? Non mi puoi più invadere. Adesso neanch'io posso farmi più invadere. Così non posso avere il tuo set. Sì, se ci facciamo invadere avremo il suo set. E adesso mi dispiace se è arrivato un po' in ritardo. Mannaggia te se mi arrivava quel colpo. Ah, stai un po' facendo. Ti stai un po' rifacendo di Estus. Comunque, la mia spada non si spezza così facilmente. O almeno, non in Dark Souls 3. Dark Souls 2 sì, ma nel 3 no, questo non è il 2. C'è un motivo se si differenziano. Wow! Dai, poca stamina. Ah, è vero, lui non usa lo scudo, lui preferisce subire. Ma sul serio? No, se facevo il terzo colpo mi stangava. Perché non avevo più stamina per schivare. Tipo così, esattamente. Ops! C'è qualcuno che ha finito l'Estus qua! Che peccato! Tu sei una brutta persona. Ma sì, ricarichiamoci. Mi raccomando, non. Quando ha tirato l'ascia per terra sembrava una roba alla. Non so perché alla terra, ma sembrava che spezzasse a metà la terra per tirarmi un colpo micidiale. Avanti. Oh, mancato ancora. C'è un qualche problema, Creighton? Non riesci più? Il viandante, non riesci più a uccidere uomini? Che peccato. Oh, forse perché non sono un classico uomo. Perché sono il campione della cenere, forse? Avanti, colpiscimi. Sei ancora ben determinato, vedo. Ma non ti basterà la determinazione per uccidermi. No, ti serve qualcosa. Oh, stavo scherzando. Stavo scherzando. Wow. Io l'ho visto, ci ho visto malissimo. Oh, ma non muori? Che cavolo? Oh, Creighton ammazza uomini, però ti fai valere del tuo nome, eh? Ascia dell'ammattadraghi. E glorifichiamoci un'altra volta. Dove sono le asce? Eccola qua, che bella che è. Ascia di Creighton. E moltiplicatore di E non mi piace molto. Ascia di Creighton, il viandante, il cavaliere, disertore di Mirra. Ecco perché sei un maledetto. I fulmini che percorrono la lamanera le sono valsi il nome di ammazzadraghi, ma Creighton lo utilizzava per uccidere altri uomini. Ecco perché lo chiamavo l'ammazzauomini invece di il viandante. Però mi ha dato una Estus, due Estus, vabbè, tanto, ma, tanto vale recuperare la vita. Vedo un tunnel. Sono fuori dal tunnel. No, non cominciamo. Non cominciamo. Tormentoni ti entrano in testa e non ti lasceranno mai più. Già finiti? Eravate solo in uno? Col cavoletto.
E che fa il primo pirla? Però gli stavo bene i cani con lo spadone. Beh, potevano gestirsela meglio sti cani. Anche tu. Pensavi che non ti avessi visto? Finito la stamina. Finito la sta. Ma qui adesso di abbaiarmi contro. Colpisci. Monito dalla rugginita non leggo nemmeno perché. Scatto. No, muri invisibili non sembra che ce ne siano. Ma meglio così. Ti ho visto. Cucri. 8. Davvero non male. 8 cucri sono abbastanza relativamente ai danni che fanno. Non sono pochi. Ti prego, dimmi che ho comprato la torcia. Ti prego. No, non ho comprato la torcia. E vabbè, allora siamo. Vabbè. Non è che sia fondamentale, però. Però ci vedreste un po' meglio con la torcia. Io non ho problemi. Io mi preoccupo per voi. Io lo faccio per voi questo. Qua c'è una scala, almeno così mi ricordo. Sì, c'è una scala, c'è una scala. Potete vederli dagli occhi bianchi. Tu, sei davvero stato cattivo. Perché te ne stai per terra a camperare. Eccoti qua. Eccone un altro. Non so, voglio farlo due mani o proviamo una mano. No. Cominciamo due mani e finiamo due mani. Mordi e fuggi. Tattica Kingsfield. Mi ricordo ancora che voi non sapete i combattimenti epici e noiosi di Kingsfield. Da dove? Non ti avevo proprio visto a te. Anche a te. Si alza. Allora, qualcuno ha mangiato pesante qua. Anche a te ti ho visto. Non sai che ti nascondi tra le scatole. A te invece no. Ancora, non capisco. Non riesco a formulare una teoria valida del perché. E del perché siano invisibili. Nessuno? Fortuna. No, non so proprio perché. C'è una lore, c'è un qualcosa che mi possa dire. Non droppano neanche nulla. E questo è il brutto. Tu non puoi farci nulla. Ti ho visto. Sai, mi posso dimenticato. Pillola blu aumenta, riduce il danno da congelamento. Ah, che schifo. No, non di nuovo. Vabbè. Qua siete numerosi? Sì. 1, 2, 3. 4, tu sei. Ah, no, sto qua era proprio demoralizzato. Stay determined. Un paio di scatole. Oh, anche te. Un genocidio, sul serio. Anche a te. Ah, sto qua era in carica. Forse è per questo che non l'ho visto. Però ci tolgono abbastanza vita. Forse è proprio la nostra armatura che fa. Che fa schifo. Anche perché l'armatura da cavaliere normale. Da cavaliere senza nome. Non è rinomata per essere un'armatura forte. O forse non è rinomata per niente. Qui troveremo un'arma particolare. L'arma più particolare. No, non proprio la più particolare, ma una abbastanza. Pietra confessione, sappiamo già che serve. Ossia ad annullare gli effetti. Tipo se l'avete fatta con. No! No, che pi. Si è buttato di sotto. Si è buttato di sotto, viva! Viva la intelligenza artificiale. Di qua c'è qualcosa? Non so, mi piacerebbe saperlo. Ma se non vedo punti bianchi, vuol dire che non c'è nulla. Tu invece hai intenzione. Mi dispiace per lui, ma devo farlo. Poretto. Fate una preghierina per lui. Non so se è caduto di sotto, ma prova a saltare giù, ok. Una volta che non dicono bugie. Sei un baule normale. Basta guardare la catena. Lancia di Yorshka. L'ho detto nel peggiore dei modi. E tu là sotto che vuoi? Mi guarda con una faccia del tipo io prima o poi. Io so che sei lì e prima o poi ti verrò a prendere. Lancia di Yorshka. Non smetta di dire tutte queste sh. Questo tesoro appartiene alla chiesa di Yorshka. Contiene una magia in grado di indurre il sonno ed è oggetto di venerazione per gli schiavi di Irithyll. Una magia in grado di indurre il sonno? Che è? È un incrocio tra una lancia e un martello e può essere utilizzata per affondi e attacchi da colpo.
Mi ricorda la lancia di Santier del 2, solo che questa sembra fare molto meno schifo. Ok, allora. Riduci la lancia, capito. Ma questa qua non è la chiesa di Yorsk. E perché è qui? Boh. Chiesa di Yorsk, eppure. Allora, starei per dire, dato che. Dato che il pontefice è anche un collezionista. Di solito va a raccattare tutto e lo mette via, ma se la chiesa di Orsk è a due passi da qui, non vedo il perché doveva andare a saccheggiarla. Da dove? Come tutte, tutte è da tipo 10 minuti che dico da dove. Perché? Anche te. Mi sembrava di averlo colpito, ebbene. Qua nulla. Qua ancora più nulla. Vediamo un po' in acqua, no, prima c'è qualcosa che devo fare. Ho degli affari in sospeso. Ossia, tu niente. Tu ci sei. E chi è la bestia che ha urlato? Wow, è stato terrificantevole. Ah, li fa arrabbiare. Ho già visto una cosa simile prima. Li fa arrabbiare tanto. Però non li uccide. Ma sembra che abbiano dei dei capellissimi in testa. Cosa sono? Sono dei metallari questi qua. Io non voglio uccidere i metallari. No, no. Cavolo, io sono debolissimo alle magie. O almeno lo ero. Se non ci sono magie, devi smettere di diventare invisibile, te lo sai. Un po'. Gemma del sangue. Non serve a nulla. O almeno fa sanguinamento nelle armi, ma. Ma non dico, non penso ne valga la pena. Stai attento a trappola. Come trappola? In che senso? Ah, se entravo qui, magari. Qua c'è un coso. Esattamente. Questa non se l'aspettava. Pensava adesso mi arrivano sopra. E io li aspetto qui piano piano così scappo. Invece, ti arriverete. Ho titanite scintillante. Perfetto per potenziare quest'arma qui. Lì. Ah, abbiamo già esplorato tutto. Pensavo durasse di più quella parte, invece stiamo diventando bravi, eh? A usare spadoni a una mano. Fiore verde. Bello. Non è che è Flowey, ho appena finito Undertale, non vorrei che ci siano dei riferimenti. Lì. Ui, che madò, ci arriviamo tra un anno. Nel. Che cavolo. Allora, questo qua è l'incubo. Allora, questo qua fa così schifo che è l'incubo degli insetti stessi. Quindi rendetevi conto di che maledizione. È una maledizione quella cosa. Io non so, ma From Software, ma come ti è venuto in mente di creare delle cose simili? Qua se non rotoliamo non ci arriviamo. Ok, che sei in mezzo all'acqua fino alle ginocchia, ma potresti fare uno sforzino in più. Però quando rotola va bene. Allora adesso vi aiuterò a distinguere quelli morti da quelli vivi. Questo qui che galleggia è vivo, per esempio. Quello lì che è affondato è morto, per esempio. Vedete? Non risale. Questo qui, cattivo, è vivo. Quello lì. Ah, sono finiti. Sì, sono finiti. Vediamo un po'. Oh, non c'è nulla. Questo qua è morto. Guarigione maggiore. Questo qua, vi ricordate? Quelli che mi hanno visto alla camera da letto di Rosaria, che c'erano molti di questi qua. Questo qua, probabilmente. È un chierico? Sì, è un chierico. Almeno era un chierico quando era ancora un umano. Ma non so come sia finito qui. Anche perché è abbastanza distante la cattedrale delle profondità. È un mucchio di domande questo gioco, eh? Davvero. Dobbiamo farci delle pippe mentali più che altro. Fiore verde per l'ennesima volta. Lì non c'è nulla. O almeno nulla di importante, non ci sono armi, non ci sono armature. Tranquilli, tranquilli, non c'è nulla di importantissimo. Se no me lo sei ricordato. Fiore verde. Bello, 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 bello. Ah, ma sentivo tanto sotto rispetto al castello di Lothric e agli altri. Però. C'è niente. Qua c'è. C'è. Un falò, come voleva si dimostrare, c'è un falò. E
Ah, non qui. Però che buio. Però non c'è tranquillo, non c'è niente, non c'è niente. Ora, voglio farvi vedere dove si trova il set di Creighton. Prendete il primo falò di Eretilo, anche il secondo, e andate sul ponte dove abbiamo trovato quel coccodrillo bruttissimo, terrificante, che ci ha attaccati. Qui troveremo, lì troverete il set di Creighton, però dovete attaccarlo, dovete farlo fuori sia con Sirius, sia quando mi invade lì dove ci ha appena invasi. L'unica cosa che non mi risulta è che l'abbiamo trovata anche in Darksouls 2, ed è molto tempo dopo Darksouls 2. Maschera di Creighton, però mi risulta, è molto tempo dopo Darksouls 2, forse proprio un mondo a parte. Ma a meno che i non morti non abbiano età, mi risulta molto difficile la cosa. Fatto. Ok. No, non credo che stia benissimo. Voi come dite? Allora, la cotta di maglia è carina, però. Però tutto il resto non è proprio bellissimo. Qua adesso mi tocca fare lo styleman. Io dico che così sta davvero bene. Voi cosa dite? Cioè, siamo bardati anche abbastanza bene su gambe, bra e testa. Poi tutto il resto è abbastanza leggero. A me piace. Poi non vorrei fare il fashion blogger, però ditemi voi, eh. Ditemi voi. Adesso andiamo avanti, però. Mi sono anche dimenticato una cosa abbastanza importante per il mercante. Vi ricordate Greyrat del rincenimento di non morti? Questo qui. Questo qui. You know I'm a petty thief. Well, perhaps I'll go on the prowl. Everyone's dead or hollowed away anyway, right? So I might as well fetch some weapons or treasure for you. Well, what do you say? Io dico, vabbè, finisci. You will not be disappointed. Grey Rat the Thief was once a well-known name. Until I ended up rotting in a cell. Benissimo. Questa cosa va bene adesso che se ne va. Ora io non credo sia la cosa giusta, ma mi sa che dovete farlo prima. Comunque io adesso faccio una prova, eh. Ora vado e torno subito. Sì, è la cosa giusta, è la cosa giusta. Avete fatto bene a farlo adesso, perché sono tornato due volte e tutte e due le volte non c'era, quindi è ancora in viaggio. Decidete, o andate giù di lì, che è andata la capitale profanata, o le prigioni di Iritil, oppure andate di qua, che finite Iritil e andate ad Anor Londo. Dovete solo scegliere. Io preferirei andare di qua, che abbiamo cominciato Iritil e finiamola, no? Ora c'è molta bruttura qui. Questa, che schifo. Sbagliato. No, un altro dietro, maledetto. Veramente non vi fate schifo voi da soli? C'è escrementi, escrementi, ma che schifo. Sapevo io, qua fa tutto schifo. Non ci provare. Fortuna che hanno sistemato l'equilibrio, se no qua sarebbe stato un vero macello. Un altro. Veramente per poco. Problema che hai dimenticato una cosa, io so schivare. Ok, mi sa che cambierò presto questa armatura, perché non so, non mi piace. Non mi piace. No! Mi ha preso. Cioè, non mi piace vederlo armato e poi sotto una tunica. No, o un'armatura grezza così, fatta per essere ignorante, oppure niente. So, quella di prima è abbastanza santia. Però in confronto. Oh! Non c'è nulla di interessante qui. Tanto meglio andare. Vabbè, se la cambio il prossimo episodio ormai. Faccio con questa e resto con questa. Ecco qua qualcosa di interessante. Ceneri ricoperte di escrementi. Enti? Ricoperte di menti, avevo detto. Dove sono? Ah, mi sa che sono qui. Gemma acqua. Ah no, qua, ho sbagliato. Allora, cenere sotto e oscure ricoperte di escrementi. È possibile che lanciare l'altare del vincolo sia in grado di trasformare in qualcosa. O provare nella dolce acredine solo ancora solo una volta ancora. Che cosa vuol dire? Oh! Ah, qua siamo attrezzati bene, eh. È il momento di brodo.
Ah, è Sigvardo, di Catarina, provincia di Catanzaro. Ancora. Rather warm in here. Well, hasn't it been all too long? It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude and a little surprise to go with it. It's all yours. I know. Won't you join me for dinner? I make a fine Esther soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous, let us make a toast. To your valor, my sword, and our sworn duties. No. Have you heard? Somewhere. Hidden right here in Irithyll is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. Oh, sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Well. I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Si è rimesso a dormire. È stato un po' lunghetto come dialogo, non credi? Dormi, ok. Qua. Belgica volestus. Almeno così sembra. Tutta, mi sa che mi maledirà. Meglio andarcene in fretta. No, sentite, lo cambio adesso perché non mi piace, non mi piace. Ho ripristinato quella vecchia, mi piace di più. Però ho cambiato un paio di anelli, ossia occhio sinistro e occhio destro del sacerdote. Ho sbagliato tutto. Occhio destro e occhio sinistro del sacerdote. Però ho dovuto cambiare i guanti perché sennò pesavo troppo. Ok. Il sureggiante. Bello. Oh, cavolo. Non mi ha visto. E quando non mi vede va tutto bene. È meglio sbrigarci. Meglio sbrigarci prima che ti punti una freccia, un ombrellone. In corpo. Questo qua è fermo davanti a un quadro di quella che sembra Guinevere. Beh, come ben sapete, quanto equilibrio hai. Oh oh. No, pensavo passasse attraverso la colonna. Non un po', però. Ah, ciavato. Adesso, però hanno un po' troppo equilibrio. Ammettiamolo. È tanto, eh. Benedizione divina, bello. Perderemo un po' di esto, sì. Questo l'ho previsto anch'io. Non mi fermo qui a guardare il quadro perché, perché sì. Qua, tesoro. Più avanti, dicevo. Però qua si va. Si va ignoranti qui, eh. Però c'è anche un altro cattivone. Mannaggia te, se mi arrivava addosso quella. Vado. Ah, questa non l'ha incassata. Oh. E sotto. Peggio di un. Manco fosse un martello quella spada. E ho sempre paura che. Perché ha tantissimo equilibrio. Ah, mi è mancato, per fortuna. Gambale da cavaliere argenteo. Voi non sapete quanta fatica ci ho messo a farmi droppare tutto il set. Perché sì, c'è un errato dovuto farmare come un dannato tu e il tuo equilibrio. Stai. Ah, congelato! Perché l'ho buttato in un vaso da congelare. Quelli là, i vasi congelati. Congelanti. E quindi si è congelato. Giustamente. Nope. No. Please. Merci. Ah, è vero, non c'è su Anderte. Quale pietà. Se la mangiano a colazione. Ah, mancato un bel duello. Bel duello. Oh. Almeno finché non vinco io. Oh. A fondo non avrei mai previsto. Oh, ma è crepa, che cavolo. Oh. E finalmente.
Ora voglio notare un attimo questi vasi. Sono finiti? Ok, questi vasi sono quelli là del vecchio re di ferro di Dark Souls 2. Siccome ho detto era un collezionista e il pontefice. E passando, mi sa che è passato anche di là, dal forte ferro, e quindi ha raccattato tutto quello che sembrava utile storicamente. E giustamente quei vasi lì che prima erano di acqua, airati che è freddo come so cosa, sono diventati ghiaccio, giustamente. Anello del Leone, cheat Ornstein. Martello di Smog, cheat ciccionissimo che ti ammazza sempre. E benedizione divina. Dovevi darmelo prima? Oh, cavolo. Analizziamo tutto, tutto. Eccolo qua. 45 di forza, minchia. Un martello contorto appartenuto a Smog, ultimo dei cavalieri rimasti a guardia della cattedrale in rovina. Il ricordo del passato da boia di Smog, questa mi ripristina PV ai miei attacco. Sì, ma Smog non è mai stato cavaliere. Tipo. Ah, sì, perché questa qua è in realtà parallela a quella di Dark Souls 1. Analizziamo anche l'anello, già che ci siamo. Per fare un. Eccolo qua. Anello di Ornstein, l'ammazzadraghi, uno dei quattro cavalieri di Gwyn, il primo signore. Aumenta la potenza dei contrattacchi. Qua ci mi ha droppato ancora qualcosa. Aumenta la potenza dei contrattacchi con armi da fondo. Ornstein fu il primo cavaliere del figlio maggiore del sole. E si dice che la sua lancia a croce potesse perforare persino le scaglie di pietra. Sì, nella realtà parallela Ornstein è andato a cercare il primogenito di Gwyn. E lasciando la cattedrale, ossia Anor Londo, mi sembra, in mano sullo Smog. E che Smog si è autoproclamato cavaliere di Gwyn. No, cavaliere, ma non l'è mai stato. Perché, per quel povero Cristo che ancora non lo sa, Smog era troppo crudele per essere un cavaliere di Gwyn. Infatti era cannibale. Praticava cannibalismo sulle vittime che uccideva. E questo era un atteggiamento troppo cruento per un cavaliere della famiglia reale. E quindi gli è stato negato. Però ambiva da sempre a essere un cavaliere di Gwyn. Solo che non so se è stata tipo una roba tipo al posto tuo diventa Ornstein, oppure c'era già Ornstein e quindi no, non ci vai perché sei troppo cruento. E basta. Cioè, se no. Ancora invisibili stai. E basta però. Che se mi se ti piace mimetizzarti, ma mi hai mancato da sta distanza. Best quickscope ever. Non l'ho ucciso. Allora mi sa che la spadata che ho tirato ha ucciso tutti e due i cani. Mi sa che la spadata che ho tirato ha colpito i cani che hanno fatto da scudo contro questo qui. È un atteggiamento nobile nel loro confronto. E uno non può neanche bersi un Aestus in pace. Se fosse qui, Sigward. Oh, ah, c'è un cane, c'è un cane. Non l'avevo neanche. Ah, ti danno congelamento. Questi cani. No, ti prego. Quella freccia dell'anima era molto vicina alla mia faccia. Sì, ok, ma carica. Ops. Dovete calcolare bene anche i cani. Dovete calcolare bene tutto. Però ho rischiato la morte. L'ho rischiata moltissimo, moltissimo. E ho anche poche Estus. Davvero molto poche. Solo due. Sempre se non prendiamo danni come dei pirla in questo modo. Wow. Perché non è facile non prendere danno. No, proprio per nulla. Però qui c'è qualcosa che ci può dare una grandissima mano. Ossia un ascensore. Che va verso qui. Ma ce la fai? Che è più o meno verso l'inizio. Qui. Sì, verso. Non proprio l'inizio. Ma sì, dove quella volta abbiamo svoltato per andare ad un altro falò. Lì. Così non serve più che ci rifacciamo tutto quel casino per andare solo qui. Ma abbiamo già la raccomandazione e la strada pronta. No, qua non c'è ancora niente. Sì, è azzardatissimo andare contro a questi qui con solo uno spadone. Però, cioè, con uno spadone a due mani e tanta ignoranza. Però, non è la scelta migliore.
Anche perché ho zero bracci. Ce la facciamo fare con zero bracci questo episodio? Io ho qualche dubbio, però. Però ho finito Undertale per qualche motivo. Determination, bitch. E anche i, come si chiamano? Anche gli stregoni del cavolo che camperavano qua sopra sono morti. Ora ne arriva uno molto violento con un pugnaletto della Conad che cerca di ucciderci. Anche questi qua, sì, bambini impazziti per via del pontefice. Cattivo pontefice, non si fa così. Anche si è alzato in ritardo, ma in un ritardo che ti ho visto. Ti ho perso. Lo sento, ma non lo vedo. Veramente, dove è andato? Era qui. Sul serio, lo sentivo, ma l'avevo perso di vista. Un po' cosa c'è. Pillola blu, pillola rossa, deciditi. Con una torni a casa e fine della storia ti svegli. Con l'altra vai avanti e vedi che trip che ti succede. Cheat Matrix. Wow. Cosa c'era lì? Ah, una macchia di sangue insignificante. Oppure. No, no, è il riflesso, è il riflesso. Peccato. Un vero peccato. Finiti? Oh, non mi piaceva sta parte. Non perché era. Sì, perché tutti invisibili, non si capisce nulla e. E sì, frustrante. Però non è finita la frustrazione. Ossia. Taratata, taratata, aiuto. Arriva il tizio con la falce, tipo io sono il mietitore, ma da fuck. Però io ho uno spadone. Uno spadone. Il più grande. Il più grande. Ma rendili prevedibili i tuoi attacchi, però. Ma porco te. Sì, sto tornando dove eravamo prima. Ossia, qua nel punto più incasinato di tutti. Rushiamo! Non mi interessa. Fuck every. No, mi tocca rifare questo. Vabbè. Rushiamo! Tatarà, rush! Rushalo, rushalo! Rusha tutto! Rusha il mondo! Mi raccomando, riprenditi le tue anime. E torna all'attacco. Aspetta, 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 prima! Siamo sicuri che non ci seguono. Lì vedo un gioco di luci che pare Call of Duty a malapena. Qua mi ricordo di qualcuno molto cattivo. Sì, lo so, ho di nuovo la brace. Perché sono andato a sciupare una brace là all'altare del vincolo. E c'era tipo, veniva la brace e ho detto. Senti, non ne ho più. Ok, compra, compra, compra. Quanto? 2500. 2500. Sì, non sono tante, però. Però, cioè, potevo anche non spenderli. Potevo spenderli in troca quei 2500. Aspetta, in Dark Souls non c'è la trocca, quindi in cosa li spendevo? Boh, in fiori verdi che sono la stessa roba. Qualcosa di notevole più avanti. Infatti è qualcosa di veramente notevole quello che c'è lì. Ma qua c'è il boss. Non lo farò adesso, tranquilli. Prima devo esplorare tutto, ma tutto, ma tutto, ma tutto, ma tutto. Ora, non so se evocare. No, non adesso, il prossimo episodio, perché qui c'è anche Gotthard. No, Gotthard non c'entra un cavolo. C'era anche Anri, se non sbaglio. Vabbè, eccola qua infatti. Dimmi che sei tu. C'erba anche Anri, ma non so se serve per la side quest. Magari voi mettete in dubbio le mie qualità di giocatore e quindi dite, ma tu hai evocato e quindi non va bene e quindi non l'hai fatto da solo e quindi. Quindi che schifo. Boh, boh, non so, vedo. Se serve, proprio se è necessario per la side quest, lo faccio. Altrimenti. Fuck everything. Oh, mi ha già visto quello lì. Beh, io me ne sto qui dietro un palo. Che è più sicuro di uno scudo. Oh. Droppami. No. Ora aspetta. Pam, 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 pam. Non ci vede. Non ci vede. Non ci vede. Non ci vede, non ci vede. Surprise, motherfucker! No, peccato. Dai, fammi un incantesimo. Ops, non ce la fai? Sono troppo veloce. Too fast for you, motherfucker. Qui? Anima di guerriero sfinito. Cos'era per essere così sfinito? È stata una mossa avventatissima andare senza controllare. Avventatissima. Ma dai che ci siamo? Controlliamo se c'è qualcuno. Sì, c'era la. Ok,
Gemma del fulmine è bello. C'era una strega e due soldati. Mi sa che uno si è fermato qui ad aspettare che. Tanto io ti ho visto. Tanto io ti ho visto. E quindi se ne stava qui ad aspettarmi. Oppure. E l'altro mi sa che è andato. Spero che sia così. Perché una strega e un soldato sono più gestibili di una strega e due soldati. Ma. Non poco. Abbastanza. Mi sembra che non ci sia proprio nulla. È durato un po'. Mio Dio, siamo coperti! Siamo coperti di sangue! Wow! Mortal Kombat! Chi? Chi? Questa è brutalità! Vabbè, non tornano indietro, non tornano indietro. Però dobbiamo andare a prendere quell'anello. E quell'anello io so come si prende, come ho visto prima. Mi sa che l'episodio del boss sarà abbastanza cortino. Non so, magari farò un po' di PvP per allungare. Che c'è, il PvP va sempre bene. Stanno tornando? No. E allora mi butto. Anello del gatto non mi interessa. Anello del filo del sole. Questo qua ci dà una grandissima mano. Ma una grandissima mano per la lore. Credo di conoscere la strada. Quindi qui. No, no, no. Prima mi fermo al falò e dopo vi faccio la lore. Può darsi che non ricomincerò da questo falò il prossimo episodio, ma. Sì, può darsi, è così, non spaventatevi. Se sembra che avete stato con un episodio. Ma è così. Ma molto probabilmente ricomincerò da qui. Perché sì. E Anna è andata. Non mi vuole nessuno. Vediamo un po' cosa fa quell'anello. Credo sia piuttosto importante. Potenzia notevolmente i miracoli. Bello. Anello del primogenito del sole. Erede della luce di Gwyn. Il primo signore. Infatti, c'è una mano grandissima su quello che è. Il primogenito del sole fu un dio della guerra prima di essere privato del proprio rango come punizione per la sua stupidità. Non deve stupire quindi che il suo nome sia scomparso dagli annali. Molti di voi potranno pensare, era un dio della guerra, quindi. Ah, quindi l'armatura. Dov'è? L'armatura di Fa. Quindi Faram di quelli là di Forossa e quindi. No, non di Forossa, di qualcos'altro. Sì, quelli di Faram. No. Se è scomparso dagli annali, allora non è Faram. Se no non sapremo il nome. Ma è qualcun altro che più avanti nella serie scopriremo chi è. O magari lo sapete già perché mi piace fare spoiler. Mi piace spoilerarvi da solo il gioco e quindi. Ma no, vi prego, sembriamo cattivissimi così. Perché siamo cosparsi di sangue che. Meglio finire qua l'episodio prima che diventi violentissimo. Allora, anche stavolta finisco in questo. Lo stesso falò è stato abbastanza complicato fare tutto quell'ambaradam perché. Sì, ho perso un attimo la mano. Allora vi spiego. Dall'andato da questo falò per fare tutto il giro fino alla Magione Lontana e tornare qui è lungo. E farlo con un solo falò è pesante, davvero pesante. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e spero che abbiate anche imparato dove trovare armi che magari non avete trovato, magari un po' di lore che vi ho spiegato. Ma spero lo stesso che vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie e tutte le altre. Ciao a tutti!